Fase di allineamento, l'errore del numero 9, Pit Treb. Lagunzinati si ritrae dall'ala con Palanca. Lungo la corda Princess Wild Bip, al suo esterno Panarea Mac, poi a largo Piero Dasti, ancora lungo la corda Perla d'Asolo, in quinta posizione la favorita Palanca. Così lungo l'arco della curva, 13.5 il lancio, la squalifica per Pit Treb. Dal gruppo stanno migliorando Penelope K e Pussycat Inn, Princess Wild Bip in vantaggio, al largo Panarea Mac. Battistino Montaldo sembra intenzionato a correre al comando, vediamo se Gianluca D'Antoni riesce a scavalcarlo, ma c'è in avanzata prepotente e grintosa Penelope K. Tanto Panarea Mac al comando, al suo esterno Penelope K, dopo il quarto iniziale in 29 netti, 43.8 per arrivare ai 600. Massimiliano Castaldo che con Penelope K insiste a lato di Panarea Mac, in terza posizione a largo la favorita Palanca, poi in fuori Pussycat Inn avanti a Princess Wild Bip, quindi Perla d'Asolo con a lato Peacemaker Rock. Lo scatto di Palanca dopo il secondo quarto in 35, si profila a lato di Penelope K, probabilmente passerà dopo il completamento del giro, 14.5 intanto per il giro, Penelope K e Palanca in linea. In terza posizione Pussycat Inn del gruppo Peacemaker Rock che passa in quarta posizione. Lungo l'arco della piegata, 29 netti per la terza frazione, sbotta di galoppo Palanca. Penelope K avanti a Pussycat Inn, la squalifica per la favorita Palanca, si entra addirittura con Penelope K in chiara evidenza davanti a Pussycat Inn per la terza. Peacemaker Rock che sta recuperando, poi Perla d'Asolo verso il traguardo Penelope K, e allora Penelope K davanti a Pussycat Inn, Perla d'Asolo, Peacemaker Rock e Princess Wild Bip. Successo dunque di Penelope K. Azienda agricola Caprani Edo Graziano e Franchi Franco di